Trinità Day a Camerata Nuova è andata in scena il festival per un viaggio nel cuore del western, ideato e fortemente voluto dalla Proloco di Camerata Nuova, guidata da presidente Francesco Fulgenzi, dai due direttori artistici Marcello Vicini e Tiziano Carnevale, con il patrocinio del comune di Camerata, per far vivere ai tanti appassionati un weekend, appunto il Trinità Day, il festival tematico dedicato al cinema western all'italiana, vicina al vasto altopiano di Camposecco, set di oltre 60 film. Un weekend unico nella piazza cittadina, dove si è potuto assistere a intervista, meet and greet con ospiti, filmati inediti, musica, eventi su cinema e fumetti, spettacoli equestri, balli country, scazzottate e gli immancabili fagioli. Il presidente della Proloco e i due direttori artistici hanno voluto rendere omaggio ai leggendari film con Bud Spencer e Terence Hill, come lo chiamavano Trinità e continuavano a chiamarlo Trinità, trasformando Camerata Nuova in un set cinematografico vivente grazie alla presenza di figuranti in costume d'epoca, performer e stuntmen, pronti a sorprendere il pubblico con una raffica di show. Gli appassionati del genere hanno assistito a uno spettacolo immersivo nelle atmosfere ricreate dei film di Sergio Leone e da altri classici spaghetti western, ma anche gustare un ricco assortimento di piatti d'eccellenza enogastronomica locale che stuzzicano l'occhio alle preparazioni protagoniste delle pellicole western. La Proloco, inoltre, attraverso il loro staff sempre più ricco e numeroso, ha studiato e pensato una serie di stand gastronomici rigorosamente a tema western, con una vastità di offerte culinarie. Stand gastronomici con piatti Tex-Mex, oltre a molteplici proposte con prodotti locali con lunghe code per assaporare questi prodotti unici rigorosamente di prima qualità. Ancora un successo per tutto lo staff della Proloco, sempre pronto e attento a soddisfare ogni esigenza per questa ennesima kermesse. E tutto grazie alla passione e alla dedizione di donne e uomini che con fatica e spirito di sacrificio lavorano per mettere i commensali nelle migliori condizioni. E un plauso va a ogni singolo componente, capitanati da Francesco Fulgenzi, che con tenacia e alla voglia di questo gruppo fantastico hanno arricchito questa festa di tante iniziative, dando la giusta dose di novità a questa ennesima manifestazione. 50 anni e anche più e non sentirli. Siamo arrivati alla seconda edizione del festival e quest'anno sembra che, ringraziando Dio, il tempo ci ha assistito finora e quindi speriamo che continua così. Numeri sempre più importanti, è solo la seconda edizione ma una Camerata Nuova veramente stracolma di gente per vivere questa esperienza western. Diciamo che la prima edizione, anche se il tempo non ci ha assistito, è stato un successo, quindi grazie a quel successo il secondo è stato un successo ancora maggiore e speriamo che continui sempre più. Avete realizzato un programma veramente pieno, spettacoli, ospiti di eccezione abbiamo visto, oltre a scazzottate, spettacoli di ore e piombo, insomma avete veramente pensato uno spettacolo variegato per tutte le età e per far vivere a quelli meno giovani la loro infanzia attraverso queste due icone cinematografiche. Diciamo che vedendo il pubblico ha coinvolto un po' tutte le fasce d'età, anche quelle che praticamente quando è iniziato questo genere non esistevano, neanche io esistevo, ero appena nato, però ci sono molti bambini vestiti western, quindi è un genere che sta attirando molto. Ci siamo dati molto da fare, i ragazzi della Proloco sono stati splendidi, lo devo dire, e anche abbiamo avuto un buon riscontro da parte della zona e che ci ha aiutato anche a livello economico. Parlava di appunto dei ragazzi della Proloco, gli vogliamo fare un grande applauso perché sono delle persone che veramente lavorano dietro le quinte, abbiamo notato dei volti nuovi, però comunque loro abbassano la testa e lavorano, e lo fanno con passione e insomma è anche il vero fulcro, ed è lei il presidente di questo punto di forza della Proloco di Camerata Nuova.
Beh dai, certo la mia parte la devo mettere, però se non ci fosse questo gruppo sempre più affiatato che comunque si sta allargando sempre di più, questo genere di manifestazioni non si potrebbero realizzare, quindi grazie ancora a tutti quelli che ci hanno aiutato, grazie ai ragazzi, grazie anche a quelli che bene o male pur non stando sempre attivi nella Prologo si sono prodigati per aiutarci, quindi veramente grazie a tutti. Durante la kermesse i partecipanti hanno avuto l'opportunità di godere di una vasta gamma di attività studiate per rendere davvero speciale l'esperienza, che ha proposto incontri con cast tecnico ed artistico di pellicole del grande vecchio West, portando a rivivere trame avvincenti in paesaggi mozzafiato popolari da personaggi indimenticabili. La giornata ha visto anche la presentazione di due testi, il primo da parte di uno dei direttori artistici, Marcello Vicini, con il suo libro I fagioli comunque erano uno schifo, un docuromanzo in cui il protagonista Marcello e il suo accompagnatore, il celebre montatore cinematografico Eugenio Alabiso, partiranno per un divertente viaggio immaginario nel mondo di Bud Spencer e Terence Hill, una lettura piacevole e imperdibile per tutti i fan che sono curiosi di alzare il sipario e sbirciare dietro le quinte per respirare l'aria del mondo dei nostri beniamini Bud e Terence. Come vedete, non potevo non omaggiare Terence Hill in Trinità, per cui il libro si è chiamato, per ovvi motivi, Fagioli comunque erano uno schifo, che è una delle frasi più emblematiche del mondo di Bud e Terence. L'idea è nata semplicemente dal sottoscritto che, come grandissimo appassionato del mondo di Bud Spencer e Terence Hill, ha letto qualsiasi cosa. Il problema è che non avevo mai trovato nulla che desse voce al dietro le quinte, che senza alcun dubbio è la parte più affascinante, con più aneddoti, colpi di scena e così via. Per cui ho detto, me lo scrivo da solo questo libro. Pensavo di realizzare una decina di interviste, sono arrivate a ben 74, che ho messo insieme grazie a una storia molto particolare. È diventato un film cartaceo. Un lavoro che sicuramente ti ha portato via tanto tempo, ma quanta soddisfazione a vederlo realizzato e sapere che poi è uno scritto che sicuramente appassiona e appassionerà intere generazioni. Una grandissima emozione, tutte le volte gli artisti stessi, che come oggi sono al Trinità Days, per cui dallo stesso Manuel De Blas, Enzo Santagnello, Ottaviano Dell'Acqua, Marco Stefanelli, tutti, quando li vedo sono loro che dicono grazie a me e io mi emoziono perché dico no, sono io come fan insieme a tutti gli altri fan che diciamo grazie a voi, perché senza di voi, senza la vostra poesia, le vostre sceneggiature, le vostre scazzottate coreografate non esisterebbero dei capolavori immortali come quelli che ci hanno donato in tutti questi anni. Il secondo scritto è opera del giovane autore Alberto Baldisserotto, che racconta in queste 82 pagine a colori, di cui 55 di intro narrazione a fumetti e il restante dedicata a curiosità, omaggi e contesto storico letterario geografico. Non è un libro, non è un fumetto, ma è una mezza via, una graphic novel. E tratta di Trinità e Bambino, è un libro che ha l'autorizzazione di Bud Spencer, di Terence Hill e delle famiglie Zingarelli e Barboni. Fatalità, oggi è anche presente Sandra Zingarelli, della famiglia appunto, produttrice del film. E il fumetto tratta, questo fumetto insomma particolare, graphic novel, tratta del un prequel di Lo chiamavano Trinità. La kermesse è entrata nel vivo quanto a prendere la parola è stata l'affascinante ed esuberante Yasmin Pucci, che con il suo fascino e la sua preparazione ha presentato e introdotti tantissimi intervenuti al lungo programma della serata, dedicata al western all'italiana e degli spaghetti western. Questa seconda edizione è andata benissimo, noi ci abbiamo messo ovviamente tutto il cuore, tutta la passione che ci mettiamo sempre in quello che facciamo. Però è bello ritrovarsi qui dopo un anno, è bello sapere che insomma si sono unite tante forze, perché la Prologo, il sindaco, gli sponsor, noi che siamo ormai un gruppo, ormai siamo molto circensi, ci divertiamo come dei pazzi. Marcello Vicini, che oltre a Tiziano Carnevale è stato il nostro secondo direttore artistico, quindi abbiamo raddoppiato,
con tantissimi ospiti in più rispetto all'anno scorso, e vedendo la folla che c'è, insomma, noi siamo molto soddisfatti. Quindi adesso dobbiamo, però adesso la responsabilità è maggiore, perché il prossimo anno, se Dio vuole, dovremo fare ancora lo step successivo, ma noi lo faremo, io non ho dubbi. Quindi alla fine devo dire è stata una piacevolissima esperienza di nuovo per me essere qua al secondo anno. Noi ci siamo divertiti, ci continueremo sempre a divertire e continueremo a farlo anche domani, sicuramente, che è l'ultimo giorno. La giornata, ricchissima di appuntamenti e iniziative, ha visto anche l'Academy of Victorian Dance esibirsi in una serie di danze coreografiche di rievocazione dei balli dei periodi Regency romantico e della Civil War americana, celebrando con assoluta storicità i tipi di danze, i comportamenti della società, la storia, il tutto coinvolgendo il pubblico e addirittura il parroco locale della chiesa di Santa Maria Assunta, Don François Kayumba Sango, divertito e piacevolmente interessato a questi balli. Per noi è un grandissimo onore, è il secondo anno che siamo qui e ci diverte far divertire le persone tantissimo, e quindi pensiamo di venirci anche gli anni prossimi. Una serata che è stato un continuo perdersi tra le attività e attrazioni, e in questo contesto presente la mitica Dan Buggy di Enrico Grandi, un bolide da film autorese celebre da Bud Spencer e Terence Hill e valorizzata nel remake di Altrimenti ci arrabbiamo, commedia di enorme successo commerciale, uscita nel 1974 e ancora oggi celebrata da schiere di appassionati. È stata emozionante, vedo che sono organizzatissimi, tutto il paese ha allestito stile Far West, la macchina diciamo non c'entra col West, però si festeggiano i 50 anni dall'uscita del film e quindi doveva esserci, perché non è che ce ne sono tante. Nella lunghissima e colma di avvenimenti proposte si è potuto assistere all'esibizione dello spettacolo equestre del team Andreuzzi, che hanno mostrato ai tantissimi accorsi le loro qualità con i cavalli, con una serie di spettacoli meravigliosi, il primo dimostrando la sua capacità di addestratore e istruttore con un'esibizione davvero interessante, la seconda mostrando le qualità acrobatiche di stuntman. E poi ancora con lo spettacolo coinvolgente del gruppo Oro e Piombo, che ha proposto una vera e propria avventura completamente diversa, strutturata lungo le coordinate del western all'italiana, un senso di movimento che trae a piene mani dal racconto storico, ma carica la vicenda del bagagliaio emotivo e delle personalità dei suoi protagonisti, in un grande omaggio alle pellicole del grande Sergio Leone, voluta fortemente e magistralmente interpretata da Tiziano Carnevale e il suo staff, nonché direttore artistico della manifestazione. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di far riemergere lo spaghetti western, non solo Trinità è il più famoso perché qui tra queste montagne, che se tu le puoi inquadrare forse si vedono qualcosa, lì dietro c'è l'altopiano, uno degli altopiani più belli al mondo ed è prettamente italiano, è vicino Roma, e è Camposecco, dove lì girarono la famosa scena della Valle dei Mormoni. Ehi fratelli! Gli hai detto tu che siamo fratelli? Esatto, quella scena lì è stata girata a Camposecco, quindi per questo Camerata, che comunque il Camposecco fa parte a Camerata Nuova, che è in provincia di Roma, è il paese che ha ospitato più attori, più comparse, più cinturoni e più cappelli di ogni altro paese, quindi in Italia parlo. Quindi era diciamo il posto che meritava una cosa, un tributo del genere, sia nei confronti del Bud Spencer e Terence Hill che portiamo nel cuore, che nello spaghetti western che stiamo provando a tutti i modi a far emergere, e ci siamo riusciti con la seconda edizione del Trinidad Day. In qualità di direttore artistico, quanta soddisfazione c'è vedere tutta questa gente che non vedeva l'ora che qualcuno organizzasse qualcosa che richiamava questi film che sono l'icona di quando si era più giovani, di quel western puro e spensierato. Guarda, sicuramente è una soddisfazione enorme, e perché un po' è come ritornare bambini e quindi realizzare un sogno, quindi nemmeno sapevo che ci fosse tutta questa stima nei confronti dello spaghetti western e nei confronti della coppia sicuramente Bud Spencer e Terence Hill, sapevo che c'era un
molti fan anche in tutto il mondo, ma non credevo che lo spaghetti western fosse così ancora amato. Quindi per noi è come un bambino, mi sento come un grande bambino che gioca con il forte dei soldatini. Ecco, questo, io ho fatto un esempio un po' stupido, ma più o meno è questo quello che provo, insomma. La mia, l'emozione è tanta, non tanto per quello che abbiamo creato, quello che ho creato anche io, ma è vedere gli occhi del pubblico quando simuliamo le scene famose della coppia, oppure qualche rievocazione in particolare in omaggio a Sergio Leone. Quindi gli occhi dei bambini e dei grandi quando luccicano significa che funziona. Non poteva esserci il Trinità Day senza una serie di super ospiti che hanno preso parte alla rassegna onorando la cittadina laziale della loro presenza, come la figlia del mitico Italo Zingarelli, produttore dei film iconici, ideatore del genere fagioli western, produttore cinematografico, con la realizzazione dei film lo chiamavano Trinità e continuavano a chiamarlo Trinità, con la partecipazione di Bud Spencer e Terence Hill. È un motivo di grande orgoglio e sono veramente emozionata da quando sono arrivata con la macchina a entrare piano piano qui dentro a vedere tutta questa gente che sta festeggiando questi film che ha prodotto mio padre, che non, forse non avrebbe mai pensato tutto questo grande successo e questo seguito, perché adesso proprio una bimba piccolina mi ha chiesto un autografo, cioè, quindi penso sia la quinta generazione, è una veramente tanta emozione. Avrebbe mai pensato che suo padre avrebbe prodotto due, se non tre, film iconici con questi due attori veramente che li conoscono tutti, dai più piccoli che anche non l'hanno mai conosciuti ai più grandi che hanno un ricordo veramente splendido. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato quell'anno in cui è stato prodotto Trinità. È stato un miracolo, però è stato proprio un connubio di questo incontro tra il regista Enzo Barboni e mio padre, che ha creduto molto in questo progetto, questo film molto ironico, molto divertente e senza violenza, che era, come era mio padre, un non violento assolutamente. Tra i momenti più attesi, sicuramente l'intervento di un ospite d'eccezione come Manuel De Blas, uno degli attori di film western più amati, il famoso killer Paganini, nel famoso film Altrimenti ci arrabbiamo, pellicola cult, oltre alla presenza di volti noti che animeranno la kermesse con l'attore spagnolo, ha condiviso con i tantissimi fan storie e autografi, foto e selfie, oltre la passeggiata lungo la cedrale via cittadina, ricevendo l'affetto e l'apprezzamento di un personaggio molto affezionato all'Italia, regalando tante curiosità, aneddoti inerenti alle pellicole e alle storie legate ai film con Bud Spencer e Terence Hill. E noi di ZTL lo abbiamo avvicinato. Una sorpresa, tutta la gente così, facendo la festa di Trinità e tutte le cose, è un piacere veramente, un piacere, veramente è ammirabile questo spirito della festa, no? Si aspettava ci fosse ancora tutto questo seguito, tutta questa gente ama questi film, queste icone? Io ero un giovanotto ancora è fantastico, come ti dici, c'è una sorpresa, un ammirabile, un piacere di stare qui, è sempre un piacere per me, perché io amo veramente l'Italia, la cultura italiana, tutta la musica, tutto è bellissimo. Per me tornare all'Italia è un piacere sempre, veramente. Ce lo svela un aneddoto, un qualcosa che non tutti sanno che è successo durante le riprese del film? Non so, posso che già hai contato varie, quando l'avione che vuole, che viene, io descendo, Paganini descende, molto impassibile, ma la questione è che
Io mai abbia volato in un piccolo avione, solamente Boeing. E quando sono era la stessa sensazione di che ci sei in un 500, e il 500 comincia a volare, a volare, a volare. E io stava, il pilota diceva: ha paura, ha paura? No, no, non ho paura. Sì. Ma bene, era giovane. Posso chiederle che ricordo ha di Bud Spencer? E che insomma invece con Terence Hill se è rimasto in contatto, se lo sente, se avete avuto modo di vedervi anche diciamo in questi ultimi anni? No, il ricordo che io di Bud Spencer o Terence Hill è molto, molto gentile, molto professionale, non gioca, non fa la star. Colleghi, compagno, no? È molto facile lavorare con lei, no? Ma dopo di questa relazione professionale, no, io veramente non ho avuto, io non ho cercato perché sono timido e non ho avuto una amicizia, no, una relazione professionale comoda. Lei è la star di questa manifestazione, di questa, sì, oggi, di questa terza edizione. Sì, oggi mi tocca a me fare le star, perché è un piacere essere gentile con tutta la gente, no? Perché non so, per un attore è importante dopo tanti anni che la gente ti ricorda e la gente ha un interesse che le firmi, una foto, e questo è importante e forma parte della professione. E sempre penso il giorno che nessuno ti ricorda, no? Come ti senti, è importante per un attore. Ancora un successo per la Proloco e Camerata Nuova, con questa 3 giorni di puro fascino western nella piazza di Camerata Nuova, che attraverso il Trinità Day ci ha regalato una celebrazione indimenticabile del grande cinema western all'italiana.